Antonio Greco, segretario generale della Filcam CGIL, questa mattina è sull'area di servizio Eni di Sala Consilina Sud al fianco dei lavoratori, ma come ha detto qualche minuto fa, lei è qui per i lavoratori perché allo stato attuale non c'è nessun gestore, quindi nessun interlocutore con la CGIL. Certo, è paradossale che se un'arteria così importante da un momento all'altro chiuda, diciamo così, un'area di servizio così importante. Noi abbiamo due problemi in questo momento. Abbiamo il problema che i lavoratori hanno praticamente una lettera di licenziamento e pertanto il rapporto di lavoro è chiuso, di fatto sono in mezzo a una strada. La seconda questione è che ad oggi non abbiamo il nome del nuovo gestore. Sembra che ci sia una trattativa con Eni che in settimana si dovrebbe chiudere. Però Eni ci ha garantito che al momento in cui chiuderà l'accordo con il nuovo gestore ci farà una comunicazione ufficiale per poi, diciamo così, per verificare col nuovo gestore quali sono i problemi di affrontare, come si possono risolvere i problemi, se ci sono, diciamo, problemi a livello occupazionale. È chiaro che diciamo così, noi, a dire la verità, un primo approccio, ma del tutto informale, con chi ipoteticamente dovrebbe entrare in quest'area di servizio, l'abbiamo fatto alcune proposte, però sinceramente del tutto informale. Pertanto la linea della CGIL, che ho dettato anche ai lavoratori stamattina, perché io sono qui stamattina per loro, non per chi cede e chi dovrebbe subentrare, diciamo così, che attualmente non sono nessuno per Eni, perché di fatto, diciamo così, non hanno un contratto stipulato. Sono venuto per i lavoratori per dire ai lavoratori che la CGIL si muoverà solo con, diciamo così, comunicazione ufficiale. L'Eni ci ha garantito che nel momento in cui, diciamo così, firmerà il contratto con il nuovo gestore ci comunicherà, diciamo così, il nome del nuovo gestore, e da quel momento noi subentreremo, diciamo così, nella trattativa. Non si ha l'impressione di una strumentalizzazione dei lavoratori come merce utilizzata per magari far alzare il prezzo della trattativa? Ma io credo di sì, ma io l'ho detto, diciamo così, in tempi non sospetti. Chiaramente non abbiamo prove, però ci sono, diciamo così, le avvisaglie. È chiaro che noi non vogliamo entrare nel merito di questa situazione, perché io faccio il sindacalista, pertanto devo tutelare, diciamo così, i lavoratori. A me la cosa che preoccupa in questo momento è che ci sono lavoratori con una lettera di licenziamento in tasca, oltretutto vantano anche, diciamo, delle mensilità arretrate, e la cosa ancora che mi preoccupa di più è il fatto che ad oggi noi non abbiamo, diciamo così, un nuovo gestore per poter, diciamo, ridare occupazione a questi lavoratori, ma nello stesso tempo ridare un servizio alla comunità. Angelo Petrazzuolo, sono ormai 16 giorni che vi trovate qui sull'area di servizio, vi sono arrivate nel frattempo le lettere di licenziamento da parte del vecchio gestore e non sapete ancora nulla sul vostro futuro. Ci sono delle novità? Avete avuto dei rapporti con Eni, una risposta su quello che succederà nei prossimi giorni? Ma da lei non abbiamo avuto nessuna risposta, abbiamo avuto solo un incontro verbale con un futuro gestore, che non è niente di ufficiale. Il licenziamento è stato fatto per fine gestione per tutti gli 11 dipendenti e noi speriamo che ci sarà un buon accordo con il futuro gestore che ci assuma a tutti quanti, quello che lotteremo fino all'ultimo. Degli stipendi arretrati? Degli stipendi arretrati non se ne parla proprio per il momento, stiamo aspettando che lui prenda qualche provvedimento. Mimmo Cartolano, coordinatore del PD del Vallo di Viano, questa mattina il PD è al fianco dei lavoratori della stazione di servizio Eni Sud che hanno ricevuto qualche giorno fa la lettera di licenziamento per cessata gestione, ancora non sanno quale sarà il loro futuro, 11 famiglie del Vallo di Viano che rischiano di restare tra virgolette in mezzo ad una strada. Questo è un dato reale e catastrofico, il problema è questo. Io ho interessato, come il sindacalista Petrazzuolo, gli amici dei dipendenti mi hanno reso edotto di quello che stava succedendo, come partito ho interessato i vertici regionali, dall'onorevole Cascone alla segreteria provinciale al presidente De Luca, che sono intervenuti immediatamente con l'Eni e con l'onorevole Annuzzi, con l'ANAS. Quindi stiamo vicino, cioè noi vogliamo che oltre che quest'area di servizio possa rimanere a Sala Consilina, adesso non l'area è ubicata a Sala Consilina, ma che la gestione possa vedere presenti le 11 unità. Allora chiunque esso sia che voglia gestirla, purché non vengano toccate le unità lavorative. Su questo noi siamo pronti a fare battaglia, c'è un impegno del presidente De Luca, c'è un impegno dei consiglieri regionali salernitani, c'è un impegno del partito.
su questo non transigiamo, quindi siamo qui in attesa di parlare con l'ex gestore che ha dato la sua disponibilità a interloquire, vediamo l'ENI che cosa ci dice, ma ripeto, su una cosa noi non facciamo quasi niente, sulle unità lavorative, affinché questa area di servizio, che è tra le più importanti e strategiche dell'arteria Salerno-Reggio Calabria, rimanga in vita come si deve. E non anche, cioè, non è possibile che questo territorio, anche l'area di servizio, ci vogliono togliere. Cioè, fra poco per fare benzina dobbiamo andare all'Auria, questo noi non lo accettiamo. Adesso è il momento di dire basta. Possiamo dirlo basta perché De Luca è a fianco a questa battaglia.